So I'm here with Irish assistant manager Marco Tardelli. Apparently he was a bit of a player as well and made a few appearances for Italy. Uh, Marco, can you remember the first time you were called up for Italy and what that meant for you? Ricordo la prima volta la ricordo molto bene perché ero molto emozionato. C'era per me era raggiungere un traguardo uh, che mai pensavo di raggiungere. E quando sono arrivato in Nazionale ho visto questi giocatori famosi, Zoff, Capello, eh, Facchetti. Ero, era per me una, una cosa. Eh, credo che non ho mai provato un'emozione del genere, a parte la nascita dei miei figli. E non capisco perché Steve Ireland non venga in Nazionale. Ti ricordi di stare sul campo quando hai sentito l'antunno nazionale italiano per la prima volta e eri un giocatore pronto a giocare per l'Italia? Il mio corpo era, era pieno di brividi quando sentivo l'inno nazionale per la prima volta. E questa è stata la mia, la mia grande emozione e basta. You were 21 anni. Cosa ricordi del tuo primo match? No, adesso io sono molto vecchio, non mi ricordo molto bene. <laughs> Ma ma era la prima volta a Torino, è stato io giocavo, giocavo nella Juventus contro il Portogallo. Ho fatto una buona partita e ero, questo mi ricordo. Era l'esordio nel 75, aprile del 75. And what was it like for you changing from club football to international football? Did you find it easy having played in big matches for Juventus? Ma non c'è stato un grosso cambiamento anche perché c'erano giocatori della mia squadra, molti giocatori della Juventus giocavano in nazionale, di conseguenza mi hanno aiutato, mi hanno dato la mano. Non ho sentito questa grande differenza, anche perché la prima partita, come ho detto, era... l'ho giocata a Torino. And then called up for the 1978 World Cup Squad and in the European Championships in in Un torneo così importante. Eh, adesso no, io ero abbastanza abituato perché giocavamo con la Juventus nelle Coppe europee, però la prima volta che ho fatto il mondiale in Argentina è stata una grande emozione, anche perché in Argentina c'erano moltissimi italiani, molti immigrati italiani. E allora era una, sempre un piacere vedere questa gente essere felice. E, e poi abbiamo continuato nell'Europay dell'80, siamo arrivati terzi. E abbiamo, sempre siamo andati avanti migliorando. Nell'82 siamo riusciti a vincere questi mondiali. Poi ho fatto anche l'86 ma ero infortunato e non ho giocato dovevo giocare la partita successiva ma poi si hanno eliminato. In 82, two you start badly and you were getting lots of criticism. What was that like being in the in the squad at that time when you, were, you know under severe pressure? Ma eh, abbiamo iniziato male per la stampa. Noi sapevamo sapevamo che potevamo far non bene all'inizio perché avevamo fatto un tipo di preparazione diverso. E però sapevamo che eravamo una buona squadra. Se avessimo superato il, il primo turno saremmo potuti andare avanti. Ci credevamo noi, l'allenatore, il nostro allenatore che era, era Berzotto, un grandissimo allenatore e un grandissimo uomo. E ci abbiamo creduto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo stati dei grandi professionisti e con un po' di fortuna abbiamo vinto. And um, the match I think most people remember is against Brazil and I think Brazil were everybody's favorites but was that the day when you believed we can win this? Era la squadra era la squadra più forte il Brasile. Um, però era la squadra che noi potevamo battere perché era una squadra che ti faceva giocare e noi eravamo giocatori eh, che sapevano anche giocare a calcio. Eh, per me la squadra più difficile era, era la Francia, in quel, in quel mondiale lì, che poi è stata eliminata dalla, dalla, dalla Germania, che abbiamo incontrato in finale. Per me quella era la squadra in quel momento più difficile da battere, non perché era la più forte, ma perché era la, quella che correva, quella che aveva un calcio più moderno delle altre. E poi aveva un grande Platini eh, che... Aveva fatto vedere al mondo che anche la Francia poteva essere una grande squadra. You, you scored 6 times for Italy, does any of the goals stand out for you? Seven? Seven. <laughs> non me ricordo in particolare, io mi ricordo, mi ricordo bene i gol dei Mondiali, quelli sono gli unici gol che mi sono rimasti impressi, perché sono quelli che sono fotografati nella mia mente, nella mente dei miei figli. Di conseguenza se dovessi raccontare gli altri non me li ricordo. What player is any player in the Irish squad or any modern player that you would say he plays like Marco Tardelli? Ma io credo che nella nazionale irlandese eh, non ci siano giocatori che giocano, giocano come me, ma mi auguro a tanto che ci siano giocatori che possano vincere quello che ho vinto io. Ma non perché io sono più bravo di loro, perché non ci somigliamo, sempre è sempre difficile fare paragoni. thank you very much, Marco Tardelli.